Sono Miriam e faccio l'attrice. La mia storia è iniziata in un piccolo quartiere molto vivace di Napoli, che mi è sempre andato stretto. All'università mi sono iscritta a lettere classiche e ho iniziato a fare la modella. È arrivata una proposta di fare un provino per un film che dovevano girare a Napoli e vengo presa come protagonista del film. E da lì è iniziata la mia carriera e in realtà non me ne sono neanche resa conto. La svolta nella mia vita è arrivata con la seconda stagione di Capri, perché è stato il primo lavoro importante, venivano da un successo pazzesco della prima stagione e ho sudato per avere quel ruolo e ho faticato tantissimo. La costante in tutto questo tempo è stato l'amore, perché a 16 anni ho incontrato un ragazzo che mi ha iniziato ad accompagnare in questa avventura. L'amore è al primo posto nella mia vita, ma amore è inteso proprio in tutte le varie classificazioni, amore per mio marito, per i miei figli, per la famiglia in genere, per gli amici. È proprio il mio motore, sento che l'amore passa anche attraverso l'abbraccio, la coccola, la carezza, quindi sono una madre che cerca molto il contatto e sono una madre come tutte le madri che lavorano che cerca di fare i salti mortali per stare a casa con i figli. Torni a casa, anche se loro stanno già dormendo, ti stendi vicino a loro, senti il loro odore di quando, no, bello, di quando stanno dormendo, fantastico, e dici va bene. Noi abbiamo un qualcosa in più che è, secondo me, nel DNA, ma non è un cromosoma, è un avverbio, che è il nel frattempo. Allora, mentre faccio questo, nel frattempo faccio anche questo, perché se nel frattempo che succede questo, io faccio quest'altro. Noi riusciamo a fare 20 cose contemporaneamente. Questo benedetto avverbio nel frattempo ci salva sempre.